Allora e ancora allora. Ma dovrei essere in live. Allora, vediamo, controlliamo se è tutto regolare. Ho anche la cam nuova per chi si fosse unito adesso. Ma tanto non si è unito nessuno qui. Allora, direi, così controllo se è tutto regolare. Ok, va un po' a rilento. Allora, controlliamo se è tutto a posto. C'è una sfumatura lì che non mi piace. Tranciata, così almeno siamo a postolo, come diceva qualcuno. Allora, intanto qua tolgo l'audio. Perfetto. Allora, ciao a tutti belli e brutti, io sono Cristian Ares e vi do il benvenuto ancora nel mio canale e in questa ennesima live dedicata a Dragon Quest. Mi sono impegnato, mi voglio impegnare e voglio finalmente finire un gioco in live. Non è che non li abbia già finiti, però cioè, la maggior parte delle volte all'inizio e poi non li finisco. Allora, sono in compagnia di un nuovo acquisto, che lui è il grande Mazinga. Non è proprio la versione, proprio la migliore che ci possa esistere sulla faccia della terra, però comunque a breve mi arriverà dal Giappone il classico Mazingaiser Bandai da montare, quindi magari farò un video che metterò poi su YouTube. Quindi niente, date il benvenuto, spero che vi sia gradita la cosa. Dopo Sakuragi e Batman è arrivato anche il mitico Mazinga. In teoria dovrei avere, ho anche Goku, però vabbè, non l'ho mai fatto vedere visto che è un regalo, ancora dentro la scatola, non l'ho mai aperto. Questo invece l'ho tenuto così. Vabbè, bando le ciance e dovrei avere anche il cappello di paglia Rappel, però vabbè, pazienza. Direi di continuare, andiamo avanti. Ciao Lia. Ah, sei in macchina? Allora, mi vedete così grande perché ho una nuova cam 4K che ho acquistato su Amazon, è una webcam, quindi non è più la telecamera. L'ho configurato così, come meglio viene. Dovrei essere, beh, si vede meglio direi, almeno mi spiace per i maschietti e anche per le femminucce che mi vedono così. Quindi se le vostre, perché non sono proprio un bel vedere, però vabbè, pazienza, ce ne faremo una ragione. Poi vado ad abbassarlo un attimino così si vede un pochino più di game. Cerchiamo di fare il possibile. Ok, dai, così almeno siamo a posto. Quindi nulla, direi di partire con il classico recapone, dove ci viene spiegato nelle puntate precedenti cosa è successo, così almeno per gli smemorati come me riusciamo a capire un po' la trama della storia. Allora, la ricerca del ramo iridato, che praticamente si sta diventando stile beautiful, riconduce Ares ad un Drasil, la città natale. Purtroppo questa fortezza, un tempo grandiosa, è ormai ridotta in rovina in seguito all'attacco di una schiera di mostri avvenuto molti anni prima, quando lui era neonato teoricamente. Durante lo scontro nel quale anche i suoi genitori persero la vita, poveri cuccioli, tra queste mura diroccate, scopre che Rab è suo nonno. Caramba, che sorpresa! E prende parte a una cerimonia per accompagnare le anime dei regnanti nell'aldilà.
perché il vecchio da solo non lo poteva fare. Poco dopo la cerimonia accompagnano a Hendrik e i suoi uomini che mettono Ares e Jade con le spalle al muro in cima a un precipizio sconnesso, no, sconsceso, scusa, vabbè, quello lì. Quando sembra ormai tutto perduto, Jade supplica Henrik di lasciarle andare, ma prima che il cavaliere possa risponderle, una frana scaraventa Ares e la sua nuova amica nel tetro fiume sottostante. I nostri eroi si risvegliano in una capanna sul fiume, cosa che abbiamo già visto, dove scopre che Jade in realtà è la principessa di Eladore, in missione insieme a Rab per scoprire la verità dietro ai tragici eventi verificatosi ad Undrasil anni prima. Mentre conclude il suo racconto, il cielo comincia finalmente a rasserenarsi. Non riesco a leggere oggi, sono raffreddato. Così i due possono ripartire per ricongiungersi al resto del gruppo. Ciao Mirko! Sì, ho anche Luffy, effettivamente, sì. Però è una versione un po' sgrausa, non è proprio Luffy quello. Sì, beh. Non è qui dentro. Vabbè, poi farò magari. Una volta che ristrutturo casa, farò qualche cosa tipo gli action figures indietro se la cosa vi garba. Poi tanto cambierò position. Mi trasferirò in camera da letto. Così facciamo prima ogni volta venire il soggiorno a farle live, non mi sembra il caso. Allora, le preghiere, ok, d'accordo. Allora, regione di Nundrasil. Allora, dovremmo tornare praticamente dai ragazzuoli. Eh? Ah no, ma è... Andiamo da qua, andiamo da là. Sopra il ponte di Baracca c'è Pierica che fa la cacca. Che è successo? Proprio antisgamo. Camminate, prendetevela tranquilla. E ancora rompicazzo. Ma che cazzo ha fatto Tori? Che c'ha il sonar? Lo sapevo, ero certo che una semplice caduta non sarebbe potuto mettere la restrizione figlia dell'ombra. Io non lo sopporto più. Sì, Hendrik! Ma è proprio lui. Cagacazzo per eccellenza, ragazzi. È davvero trascorso tutto questo tempo da quel triste giorno, principessa? Non immagini nemmeno quanto io sia felice di vedere che sei viva e stai bene. Ma se ti ostinerai a restare a fianco di quella perfida creatura, sarò costretto ad uccidere. Sono contento di vederti, cara principessa, TVB, però se io ti uccido. Vabbè. Molto gentile. So bene quanto tu sia ligio al dovere, Hendrik. Non potrai mai dimenticarlo. Ma non capisci che questa faccenda è troppo importante? Ci tocca anche le tette per convincerlo meglio. La latte è lì aperta la notte. Ti prego, devi lasciarci andare. Vediamo se convince con questi occhioni. Stai chiedendo a un cavaliere di Eladore di disobbedire agli ordini che ha ricevuto da suo sire? Ragazza, ma che da casa troppo tempo, porco da. Per d'incibacco, ma che ti sei fumata? Hai sniffato qualcosa di sbagliato? E lei non l'ha pensato. Vedo che gli anni non ti hanno cambiato affatto. La tua fedeltà al re sconfina nel tuo fanatismo. Non volevo arrivare fino a questo punto, ma gli do un calcio in faccia rotante, manco fosse Chuck Norris. Ma tu mi hai costretto. E la Peppa! E che salto! Devi giocare a basket! Intanto lo prende! Anche il cavallo! Mi congratulo con te, principessa! La ragazzina vivace è diventata una abilissima guerriera! Oh, piantala! Non sono così ingenua! I tuoi complimenti non mi faranno perdere la concentrazione! E senti di cessi pelle tette. Ok. Passa sotto a cavallo, ormai passare sotto a cavallo. Oh, ma il mio personaggio resta lì a guardarsi lo spettacolo?
Cosa devo fare per dimostrarti che non è uno scherzo? E che continuerai a essere un alleato del figlio dell'ombra? Non avrò altra scelta che trapassarti con la mia lama? Mio Jons! La cosa si fa quanto ardua. Enrica! Cucciolina, piagne! Principessa! Se ne è accorta adesso. Ed è nato un amore eterno. Tra scema e più scema. Mi dispiace. E fa la fine del cioccolataio. Forza, sali! E gli abbiamo rubato il cavallo. Tanto ambito. Così almeno voglio vedere come cazzo ci rintraccia sto rompicoglioni. Adesso reggiti forte. Davvero? Tanto da che se cado ci sono gli airbag. Vabbè, basta con queste battute sulle tette della regiata. Principessa, che cosa sei diventata? Una tettona. La latteria. Vabbè, basta. Scus. Non l'ha presa tanto bene. No, anzi, quasi l'ha presa bene. Direi che l'ha presa bene, dai. L'ha presa bene? No, non l'ha presa bene. L'ha presa bene più cazzo. Eccolo qua, qua i draghi l'hanno... sono andati via, sono spariti. Ah, eccoli lì. Arriva, bicicci! Vediamo se viene qualcun altro a rompere i coglioni. Ci manca il biondino. State qui tranquilli, eh. Guardate, è la nana del quartiere, cioè, se n'è accorta. Eccoli, sono ancora tutti interi. No, grazie a te, vecchio di merda. Sì, ma ce la siamo vista brutta. Enrico e i suoi uomini ci avevano fatto volentieri a pezzi. Oh, il ramo. Il caro Enrico, mi sarebbe piaciuto fare quattro chiacchiere con quel ragazzaccio. Oh, ma scemo questo. Ma questo è... c'è il ramo d'ulivo nel cervello. Ma dubito che ci avrebbe detto molto. Comunque, se Enric vuole il tuo sangue, significa che le forze del male hanno preso il controllo di Eladora. Mamma mia, quanto viene. Sono raffreddatissimo. Non sarebbe certo la prima volta che un regno glorioso viene condotto alla rovina per poteri malvagi. Moltissimi anni fa. Basta con queste storie, vecchie, rotte al cazzo. Minchia, mo ti mandiamo all'ospizio. Un perfido demone costrisse un vasto impero con le sue infernali capacità. Quel maledetto si chiamava... sarà l'oscuro. Sto cazzo! Ah no. Mortegon. L'innominato. E basta. Che cazzo stai guardando? Sei belli che... Oggi quasi più nessuno ricorda la storia di quell'essere... Perché non tutti hanno la tua stessa età, vecchio di me. Ok, pensate che ho dovuto girare mezzo mondo solo per scoprire il suo nome. Beh, cazzo, bastava usare Twitch, YouTube. Ti sto guardando negli occhi. Ah, ok. Uè, vecchio. Adesso gli faccio la puttana. No, secondo me ha attirato da Mazinga. È proprio contento di vedere Mazinga. Ti piace che Mazinga? Ah, vecchio. Allora, pensa per l'uomo. Ok. Ma quante più cose prendo su Mondragon, tanto più mi convinco che ha una memoria di merda. All'Alzheimer, povero cucciolo. C'è lui dietro anche la catastrofe di un Drasile. E i problemi di Eladora. E lui è l'unico responsabile. Va bene. Dobbiamo fermarlo, giovanotto. Il destino del mondo è nelle nostre mani. Sì, però se ogni volta mi mettete i bastoni tra le ruote, no facciamo questo, no facciamo il torneo di quello. Cioè, sarcazzo, non lo becchiamo più sto tizio, eh. Tu sei lucente, sei venuto al mondo solo con lo scopo di annientare l'oscuro. È la luce a battere l'oscuro, giusto? Giusto, sì, ma giusto. Aspetta che c'è Mazinga che copre la scritta.
Zingaro, so che sei molto consapevole che vo cioè, hai voglia di vedere un po' come va a finire, però cioè, passeresti uno sciocco, oh scemo, se provassi ad affrontarlo senza essere adeguatamente preparato. Egli controlla le forze delle tenebre, il potere più grande del mondo abbia mai visto. E io, quello della luce, è il potere ancora più abbagliante di quello dell'oscurità, se non erro. Pure erro. Le due sorelline. Allora dobbiamo raggiungere Yggdrasil più in fretta che possiamo. Le leggende di Alboria dicono che solo lì è possibile trovare un modo per sconfiggere l'oscurità. Quindi, vecchio, se mi dai sto cazzo di ramo, magari andiamo avanti. No, che prendi, lo rubi, mi porti da un'altra parte, vai di qua, va di là. Veronica, non credi che anche tu che questo sia questo il motivo per cui siamo state incaricate nel condurre Lucente all'albero del mondo? Può darsi. Brava Lia, spamma, spamma. Oh, alleluia! Tieni, giovanotto, finalmente è tuo. Non avrai bisogno. Ne avrai bisogno se vuoi raggiungere l'albero del mondo. Ok, se qualcuno può fare in modo che questo bastoncino ci indichi la via, quello sei tu, Lucente. Siamo con te. Va bene. Anche Mazinga Z è con noi. Ares ha ricevuto il ramo iridato. Alleluia, sa. Allora, vedi qualcosa? Vedo l'anima dell'immutacci tua. Alleluia. Sì, no, infatti se aveva perso il ramo gli avrei filato su per il culo il Mazinga Z, ma non questo qua, quello intero, versione gigante. Non sarà mica una bufala. Se quello Yosò ci ha imbrogliati, prendo il ramo e lo faccio ingoiare. Ha detto praticamente la stessa cosa che io pensavo del vecchio. Avrebbe dovuto dirci che la storia del ramo era solo una sciocchezza, così ci saremmo risparmiati la fatica di seguirlo per mezzo mondo. Sì, ma non avremmo conosciuto la tettona, però. Evitiamo di saltare le conclusioni affrettate. Sentite, che ne dite di se Jade e io ci uniamo a voi? Jade va bene. Potremmo avvicinarci un po' di più a Yggdrasil e poi riprovare se il ramo funziona. Prova a piantarlo per terra, magari quello è il problema. Prometto che non ti daremo alcun fastidio. Sì, però se tocchi il pezzo di metallo e non tocchi il ramo, magari funziona se tocchi il ramo. O no? O dico male, dico bene, bene, dico. In teoria c'è in mano il ferro. Non sta toccando il ramo. Ok. Allora, già si uniscono al gruppo. Rab, io avevo qualche dubbio, cioè, però secondo me Rab deve essere forte, perché comunque è uno che fa risuscitare. Rab detto Gesù. Vabbè, e quindi dopo tutta sta cacciara che cazzo dobbiamo fare? Nessuno mi ha detto niente. Ma adesso io che cazzo devo fare? Vi levate le palle. Voglio andare a fare, voglio buttarmi giù. Penso che dovremmo riprendere l'imbarcazione e andare da un'altra parte. Allora, vediamo un po'. Sono contentissimo che abbiano deciso di unirsi a noi. Ma bene, la nostra parte dovrebbe rendere il nostro compito un po' meno difficile. Decisamente più divertente. Potremmo persino aiutarti a imparare alcune capacità di comando che ti mancano, Ares. O ciccia. Vabbè, dai, tanto iniziamo a levarci dalle palle di qua. Magari arriva qualcuno che ci dice cosa fare. Ecco, vedi che non lo tiene per mano. Non tocca il ramo. Il ramo si è
Si è acceso! Vedi, lo devi toccare, non il pattern di metallo. Mamma mia, gli devo dire tutte cose io. Ecco, cos'è sta cosa? Le sfere del drago. Adesso arriva Goku, Tenzin. Ma però questo è bello. Ragazzi, comunque, sono belle belle. Tutti quanti sono qua. Oh ragazzuoli, avete visto che vuoi? Sì? È una cosa carina! Una specie di piattaforma che flutta in un cielo. E c'erano 6 sfere di colore di diverso colore. Adesso lei sa questa è la soluzione. Credo che abbia capito, dobbiamo tornare a trovare le sfere e portarle alla piattaforma. Ma scusate, ma io mi sa che ho sbagliato gioco. Questo qua non è. Questo non è Dragon Quest, questo qui è Dragon Ball. Così faremo comparire la strada che conduce verso lì. E ho capito, ma dov'è la piattaforma? Cazzo, è il genio della lampada. Forse girare il mondo in lungo e largo per trovare quel ramoscello non è stata una partita di tempo dopo tutto. Vabbè, la sfera ce l'abbiamo. Da dove l'ha tirata fuori la sfera? Attenzione! Attenzione! Senza contare che abbiamo già una delle sfide che ci servono. Portare via dal castello questo affare è la migliore idea che io abbia mai avuto in vita mia. Avevo intenzione di usarlo per certi miei scopi personali, ma ciò che stiamo facendo è molto più importante. Tieni, te lo do. Cerca di non perderlo, va bene? Sti cazzi, puoi anche tenerlo te, tanto siamo insieme. Ho ricevuto il globo rosso. Vabbè, alla fine ce le avevamo già tutte. E anche lui, dal guscio del culo, tira fuori una sfera. Ma allora il premio che abbiamo ricevuto al torneo? Per fortuna non abbiamo svenduto, eh? Ma scusa, il torneo l'ho vinto io. Già, e pensare che stavamo per scambiarlo con un po' di provviste per il viaggio. Tieni, giovanotto, è tutto tuo. Ah, perché hanno partecipato a un altro torneo. Ha ricevuto il globo giallo. Non so, qualcun altro che ha una sfera. C'è Sylvian. Sylvian, tu che te? Lui dal culo ne tira 5 o 6 come minimo. Dunque a me è sembrato che la piattaforma che abbiamo visto fosse situata proprio sotto Yggdrasil. Ciò significa che deve essere da qualche parte nella prima selva. Direi che sappiamo dove dobbiamo andare. Prima però bisogna trovare i 4 globi che ancora non abbiamo. Sì, quelli sono più che sfere, sono bocce. Quello che c'ha Jade non ce l'ha lei, quindi abbiamo fatto la compensazione. Vabbè, basta. E dove le cerchiamo? Globi. Oh, mi è venuta in mente una favola che parla di una perla gigante che giace sul fondo dell'oceano. Ma non ricordo i dettagli. Ho capito, forse il pezzo che abbiamo già visto in mare. Beh, se non ricordi i dettagli, l'unica cosa da fare è riprendere il viaggio e cercare qualche indizio. Ok. Andiamo alla barca. Non hai tutti i torti, sai. In questo caso suggerisco di andare a Valor. O Valor. E poi da lì salperemo per il mare aperto. Si torna ad ovest di Gondoria. Per arrivarci non dovremo affrontare un viaggio particolarmente impegnativo. E vi farà piacere sapere che io sono amico di Don Urso, un pezzo grosso di quelle parti. Sono certo che non ci negherà il favore di aprire la chiusa marina per noi. Vabbè. Sing! E lui non riesce a tirar fuori le sfere. Diamoci una mossa, figliuoli, quando prima troveremo i globi, tanto prima riusciremo a raggiungere Yggdrasil. Forse Silvia è figlio di quello lì dell'amico. Ha fatto una faccia quanto sternata.
Mamma mia, che parolone. Allora, andiamo da a Moliburg. Oh, poi alla fine a Moliburg mica ci sono andato. Non posso neanche prendere il cavallo. Ma quindi devo andare a Moliburg. Aspetta, io mi sono perso. Oh, ciccio, non rompere il cazzo. Aspetta, che ancora non ho capito che cazzo devo fare. Ah, dovevo andare a Valor. Allora, per il momento in questa mezz'ora di live sì, questa mezz'ora di live non ho combinato praticamente un cazzo. Ho praticamente soltanto parlato e fatto cose che cioè non abbiamo né combattuto né fatto niente. Vabbè, però perlomeno sto avendo già qualche sospetto su Sylvian. Perché secondo me c'ha qualcosa da nascondere e non solo le sfere. Boh, io sto andando un po' a caso. Dovrebbe essere gli stessi. Adesso non gli posso neanche andare addosso perché non ho il cavallo. Vi salvate solo perché non ho il cavallo. A parte che ci sono passato vicino, potevo anche chiamarlo il cavallo. Sono stato proprio un besugo. Allora, credo che credo che per il momento posso tenere anche questo livello di combattimento. Penso che a livello 22 dovrei essere abbastanza buono. Poi mal che vada in settimana livello e poi magari nei weekend continuiamo. Giusto lì, anche a te c'è buon occhio. E qui via di battute, se battute su battute. Allora, continuiamo a seguire il sentiero. Secondo me cosa è gradita, cosa giusta. E cosa buona e giusta. Andare fuori dal sentiero, metti caso che ci cada una tegola in testa. Guarda che c'è lì. Ah no, e questo che ci fa da solo? Perdita di tempo, sono venuto a muovere perché avevo sentito che tra le rovine era nascosto il tesoro leggendario. Ma le ho passate tutte, setaccio e non c'è niente, proprio niente di niente. Attenzione, per questo ho deciso di rinunciarci e andarmene da Octagonia per il torneo di Vasca. Sembra che quest'anno i premi siano incredibili. L'ho vinto io. Quindi qua magari c'è qualcosa. No, questo qua mi sembra che sia il mostro. Attenzione, qua c'è una scalinata. Ma avrà cercato bene bene quel pirla, perché no, è chiusa la porta. La porta è chiusa a chiave. Proviamo a cercare sta cazzo di chiave. Abbiamo trovato l'occhio viola.
Cazzo, l'hanno già trovata la sfera, ho fatto bene a fermarmi qua. Guarda la chiave dove cazzo la trovo. Direi di continuare con la storia, va, che non tergiversiamo troppo. Però mi sa che non è la strada giusta. Oh, intanto lì c'è un baule. Era la strada giusta, ragazzi. L'ho fatta apposta perché sapevo che qua c'era un baule. Qua non si passa, ci sarà un modo da... Vabbè, non si va. Vediamo se c'è possibilità di girarci intorno, no? Non c'è modo. Vabbè, finito un momento di gloria con... Fatto lì c'è una cosa... Blu. Dai, che un po' di gemme preziose ci servono. Svegliare la tigre che dorme. Mamma, con quanta leggiadria. Siamo arrivati all'imbarcazione. Poi, teoricamente dovremmo andare da costei che ci riporterà in barca. Ah, capo, vuoi tornare a bordo del Tritone Salato? Sì. Beh, se effettivamente c'è stata una piccola distrazione che mi ha portato a perdermi nella nebbia, ma ci rifaremo. Hai visto Mazinga? Elia? Allora,
Guarda, secondo me bisogna andare qua, che parlava della favola delle fiabe. C'è una corona di luce, no, ma che cosa sono utili in questo momento? Ah, in questo momento niente, non c'è tipo peccato. Allora, dobbiamo andare a Valor. O Valor. Ah, qua è vero. Qua non c'è modo di evitare. Ma io direi di cambiare lo schieramento. Cazzo, i ragazzotti qua sono di 23. Usiamo lei al posto di Veronica, che Veronica la vedo alquanto stupidina. Perfetto, dai, combattiamo. Incantesimi. Facciamo un bel lampo. E il corallino. Come osate. Ah, minchia, l'ha già ammazzato uno. Come osate a salire sulla barca del tritone salato? Non attaccate quello più grosso, eh. Ci penso io. Cazzo di energia! Oh, gli ha dato la culata? Ho visto bene? Oh, se non muori adesso, veramente. Gruppo di nemici è stato sconfitto. 372 di punti esperienza nel gruppo. Vabbè, dai, non ci possiamo lamentare perché comunque alla fine abbiamo attaccato poco, quindi vediamo se può passare. No, c'è coda, che vuol dire buon viaggio. Compare un gruppo di nemici a romper cazzo all'aldilà del mare, come diceva una poesia. Lasciategli speranza voi, o colui, o voi che entrate. Devi curare, mongoloide. Serena, devi curare, porco il tuo. Poi ti sostituisco col vecchio, zio cane. Che poi sarebbe la cosa più saggia mettere il vecchio perché è più forte. E a sto giro, cioè, ci stiamo andando dentro di brutto, ragazzi. Ah, io Serena la tolgo, basta, mi ha rotto le palle. Due volte doveva curare e non l'ha fatto. Ok, se non cura adesso la tolgo, metto il vecchio. Combatti, incantesimi. No, ho sbagliato. Niente, ho sprecato. Minchia, che calcio. Oh, brava, hai imparato. Beh, le cose bisogna farle con le minacce. Arigato. Cantesimino, lampo. Attenzione, Serena si incazza. Brava, brava Serena. Non avrai tette, però almeno ogni tanto ti fai valere. Intanto per mettere il dito nella piaga. Allora, 302 punti soltanto. Veronica è salita di livello 22.
Cioè, praticamente Veronica ha un livello superiore rispetto a Eric. Vediamo un po' quanti punti abilità abbiamo. Ma c'è Serena che ne ha 4. Minchia, lei ne ha 35. Allora, ci possiamo fare. Allora, pacchette, vediamo un po'. Questo è 13. Questo 13. Cos'è che fa? Permette di parare un'arma. Impugnare un'arma sia con la mano destra che con la sinistra. Quindi con ambo le mani. Scintille viola proteggono un membro. Permette a un membro del gruppo di scappare dalla mano. Perfetto, perfetto. Perfetto. E questo ci può servire. Praticamente anche lei diventa Gesù versione femminile. Allora, Veronica ha 8 punti abilità da mettere, vediamo un po' che cosa possiamo fare. Riduce la resistenza di un nemico con l'incantesimo. Infatti c'è questo qua che mi si mette. Però 10, aumenta la resistenza ai danni fuoco. Allora, un'arte arcana che ha ancora una buona probabilità di impedire a un nemico di lanciare degli incantesimi. E niente, questo qua costa troppo. Questi qua li evitiamo perché ancora non abbiamo la frusta, quindi di conseguenza io direi di tenerci i punti e poi ce li usiamo qua più avanti. Mentre Iade cosa possiamo fargli fare? Ce l'ha la lancia lei, se non mi sbaglio. Aspettiamo, dai, aspettiamo. Aspettiamo che magari gli prendo una lancia. Non la Delta, non gli sto comprando la macchina. Avete rotto il cazzo. Con la culata l'ha steso. Colpo di sciabola. Neanche così tanto. Dove cazzo si trova Valor? Ah, ho capito, devo andare dove c'è il punto viola. Dai, andiamo veloce, veloce, veloce. Vado giusto? Sì. Per puro caso ho azzeccato la strada. Il brutto è che non posso neanche schivarli. Cioè non me ne posso accorgere. Oh, ma sei forte allora. Ma ce l'ha la lancia? Here we are.
chiamano. Minchia, una culata che gli ha fatto 65. C'ha più culo che anima questa qua. Cioè, gli ha dato un colpo di culo. Allora, Tavere dell'Abbiocco. Ah, vediamo se di qua teoricamente dovrebbe essere la strada giusta, sì. Mette qua. Via, più veloce della luce, via. Ci sono quasi. Se queste la smettessero di rompermi i coglioni. Vorrei anche forgiare qualche arma. Ok, siamo a Valor. Ma ah, guarda, è il mostro che manda i bacini, via. Valor sorge oltre questa collina. Beh. E andiamo. Bei fiori che ci sono qui, Ah, posso fare le foto? Ragazzuoli, io mi allontano un attimino. Ci vediamo dopo. Avete sbloccato le vostre faccende. Io vado a trovare un amico. E il resto non vi riguarda. Ciao. Che gli è preso all'improvviso? Ogni città che andiamo devono sempre rompere i coglioni. Don Bruno vive in quel mostruoso palazzo laggiù. Andiamo a salutarlo, va bene? A proposito, c'è bisogno che ricalcate del mio passato legale, d'accordo? Non c'è alcun motivo di farlo. Ok, gli ha nascosto che è un... Sono il vecchio Rad. Vabbè. Lasciamo le cose come stanno, chiaro? Va bene, va bene. Dillo alle ocche di Giulive.
questa è la via di Dondurosa, famosa, onorevole, di Toda, di Toda Valor, eppure entra pure, se vuoi non fare confusione. Toda gioia, tutta bellezza. No, vabbè, dai. Dove è Gohan? Questo è Gohan. Ma cazzo si fanno le foto? Questo è Gohan. Niente, è timido. Cioè, sbaglio, era Gohan. Quello lì era Gohan. Signor Roberto, che piacere rivederti dopo tutti questi anni. Ostrega, e sono molto felice di dar il benvenuto anche tu con Benios, naturalmente. Che accento anglosassone. Sì, infatti. Sono lieto di vedere che sei in gran forma, Servitas, Serventes. Sono passato a salutare Don Duros. E in casa? Lo sento, signor, mi dispiace, ma Don Duros è andato a Elador. Sta dando lezioni di spada all'os soldados, sti cazzis. Ah, che peccato, sapessi quanto mi mancano le chiacchierate che facevano con lui e battaglie, cavalli, ancora battaglie. Anche a Dando Rosso piacerà, non dispiacerà non averti potuto incontrare, signor. Cioè, parla praticamente tutto i... Tutta la frase senso compiuto in italiano. Poi, señor, esce fuori con l'accento spagnolos. Lui parla sempre bien di te. Cazzo, leggo meglio spagnolo che in italiano, ragazzi. Vorrà dire che rimanderemo l'incontro la prossima volta che ci capiterà da queste parti. Comunque, servidas, serventes. Posso chiederti un piacere? Vorrei navigare in mare aperto per trovare qualche altro argomento di conversazione. Potresti aprire la chiusa marina per farci passare? Claro che sì, signor Roberto. Don Duros si arrabbierebbe mochissimo se io mi rifiutassi di fare una cortesia. Basta vista, vada pure via. Aprio la chiusa immediatamente. Cioè, però vabbè, ormai mi sono fatto peggio. Prendere dall'accento spagnolo. Tornare a bordo della vostra nave di tempo pochi minuti e sarete già in mare aperto. Siete proprio la persona servente. Grazie mille. E mi raccomando, saluto da Duros da parte mia, va bene? Insomma, questo qua è un soldato posto di passaggio. Aprirò la chiusa mia in vacanza per preparare la terra. Ciao Gohan, salutami Goku. Che succede? Ah, è cambiato, insomma. È diventato notte. Ah, tanto qua c'è un baule. Abbiamo trovato un bel fiore. Filtro fiori bonomelli. Allora, non c'è una statua qua per... Aia. Ah, no. Non c'è una bella statua per pregare qui, no? Che sono 54 minuti di live. Oh, una statua qua. Non c'è manco una chiesa, siete proprio cattolici. Ah, eccola qua la chiesa.
Non so ma che dite, continuiamo oppure... Continuiamo. Continuiamo, dai. Andiamo a prendere questa imbarcazione, andiamo in mare aperto insieme a Rappa e Cappello di Paglia. E c'è coda! Visto come parlo bene spagnolito? Talmente contento che si è messo a saltare. Ok, andiamo verso l'imbarcazione. Ah, prima dobbiamo trovare Silvian. Il babbo di minchia Silvian. Che cazzo si esce da qua? Ok. Ok. Oh, speriamo che Silvia non rompa ancora il cazzo. Te faccio io il corso de spagnolo, ostrega. Ah, ma invece... Non ha fatto... No, no, io volevo suonare la campana. Scusa! Scusi! Via! Boh, qua non ci sono stati poco. Oh, scusa. L'ho fatto apostolo. Un pochino godicchio. Dove cazzo bisogna andare? Penso di qua. Apri le porte! Hanno aperto la chiusa? Ecco il nostro servendas. Mandagli un bel saluto, figlioli. Ciao, babbo di minchia. Madre mia, quello è Ostregaeta. E sei proprio un rincoglionito. Verso l'oceano, conferito per aver aperto la chiusa marina di Valor. Essere riuscito a guadagnare l'accesso al mare aperto, va bene. Acceleriamo. Compare un gruppo di miasmi. Ehi,
Oh, il suo culo abbatte sempre tutto, cazzo. Ci può anche abbattere i muri, cazzo. Allora, la fai vedere. Beh, 470 punti, mica pochi più, ma ha dato anche una... un baule. Ah, c'è un cazzo di baule. Lost Gates. Scusate, ma lì c'è un porto, veramente. Ah no, c'è... Ah, ho capito, quindi magari... Dove arriva questa fastidiosissima nebbia? Non riesco a vedere oltre la punta del mio naso. In verità abbiamo aperto un... stiamo bruciando per la tua imbarcazione. Che sta succedendo? Non ho idea, brutto presentimento, barra dritta. Secondo me ci incagliamo. La nebbia sta tirando. C'è luce davanti a noi. Segui la luce, vecchio, segui la luce. Ma dove siamo? In mare. Siamo in mare aperto. Sa che l'ha dimenticato la sciura. Cara sirena. Vabbè, qua c'è... Che strano posto, sembra quasi di essere in un sogno. Minchia, aspetta un attimo. Oh, Shiroshi! No, non è Shiroshi. Oh, sei tu, sei davvero un petto odorato. Ti sto aspettando da giorni che io ti ho salutato. Cazzo. Ma lei è una donna. Questa non ci sta poi tanto di testa, eh. E dico, che razza di modo di presentarsi è questo? Ci hai fatto prendere un colpo. E non capisco per quale motivo sei così delusa di vederci. Perché forse non si aspettava da una bimba minchia come te. Sto salto per... Aspetta un attimo, ma tu sei una sirena. Cazzo, siamo tutte spiccacce. Strano che ne siete scappati urlando che catturarmi non abbiate provato. O che non... Vabbè. Siete diverse dagli altri esseri umani che ho conosciuto. Il mio nome è Elena e mi dispiace avervi sperimentato prima. Credevo che Petru fosse finalmente tornato e non sono riuscita a trattenere l'entusiasmo. Accidenti, sto parlando con la sirena, mi sembra incredibile. Comunque mi dispiacerebbe dirci chi è questo Petru. Petru? Vabbè, basta. Che continui a nominare, ma fatti i cazzi tuoi. Come dice vecchio saggio, fatti i cazzi tuoi che è il primo bacio. È un uomo dolcissimo, un pescatore, porto Trinacrio. Mi ha promesso che ci saremmo mai visti un giorno nel nostro matrimonio.
Sennò con che cazzo ti sposi? Il giorno del vostro matrimonio, dai. Non credevo che essere, essere umani potessero sposarsi. All'inizio nemmeno io pensavo che fosse possibile. Mi ero rassegnata all'idea che sarei mai stata insieme al mio Petru. Ma poi come cazzo fa a stare comunque si chiama Petru? Che il fatto della sirena sia un ostacolo insormontabile. Se la sirena abbandona l'oceano e fa la propria casa nella terraferma, il giorno che toccherà nuovamente l'acqua si scioglierà in un mare di schiuma. Però quando dissi a mio amato Petru che non mi sarebbe stato possibile andare a vivere con lui perché sono una sirena, egli mi rispose: allora mai zignare a nuotare, mi stacca un pochino il napoletano, mai zignare a nuotare, Elona. E così la regina del mare mi ha dato la sua benedizione. Il mio uomo potrà stabilirsi in nautica nelle profondità dell'oceano e viveremo insieme. Oh, ma è meraviglioso, ci facciamo le nostre congratulazioni. Allora, ho dovuto incontrarci qui a presto. È presto. Però lo sto aspettando da tantissimo tempo, ma ancora non lo si è visto. Vuoi vedere che dobbiamo trovarlo? Sti gran cazzi. So che non ci ha ripensato perché non è tipo di rimangiarsi la parola data, ma questo è il suo ritardo. Mi preoccupa e comincio a sentirmi un po' agitata. E sa cazzo me ne frega a me. Non vorrei chiedervelo e te premo, qua c'è la gavola. Veramente, ma potrete recarvi al porto e vedere se il mio amatissimo Petru sta bene? Attimo. No, fatti i cazzi tuoi, Veronica. Tu sei una creatura che vive in fondo all'oceano. Dovrebbe trovarsi una perla gigante di cui parlava la favola. Chissà se... Senti una cosa, se noi andiamo a controllare come stai storizzato, ci porterai in fondo al mare a conoscere la tua regina? Certo, lo farò molto volentieri per ripagare la vostra gentilezza. Grazie al mio canto potrò farti scendere nelle profondità del cielo in tutta la sicurezza. Va bene, grazie. Ciao Truzzo! E uso solo un PC, uso un PC fisso con la cam e poi utilizzo la scheda di acquisizione che è collegata alla Xbox. In teoria sì, c'ho un portatile, però non lo uso per fare le live perché non ce la fa. Se noi potremmo riuscire a trovare un altro globo, ne vale la pena, vero? Se proprio... connessione va abbastanza bene, c'ho la fibra ottica, quindi va abbastanza bene. Grazie, vi ringrazio di cuore, vi sarò. Mi sa che si è bloccata là. No. Mi sa che stai cominciando a laggare. Voi la live come la vedete? La vedete bene? Che non so, probabilmente... non lo so, te che fai? Vedi bene? Infatti ho visto anch'io che ha lagato un bel po'. A parte... boh, adesso dovrebbe essere tutto a posto. Ha lagato un po' tutti, ma c'è stato un boom.
Ma io direi che se riesco a salvare da qualche parte. Vabbè, andiamo a vedere sto porto bello. Ti ha bloccato i messaggi? Va bene, dai, mandameli pure in privato, nessun problema. In combattimento durante la conversazione in diretto sinistro? Non faccio potersi. Allora, vediamo un po' dove cacchio dobbiamo andare. Ah, là in fondo. Via più veloce della luce. Va bene. Una volta finita la live gli do un'occhiata. Preso pure le mezzete. Serena, forse è il momento che tu mi incurassi. Hai visto che ci sono in culo da solo. Sti cazzi. Brava. Che ti sei sprecato. Ok, bravissima. Ecco, il culo più prorompente della Maria. Ok. Non ho capito che non è venuto fuori. Ok, grazie mille, Truzzo. Benvenuto. Ah no, Trazzo, io l'avevo letto Truzzo, scusami. Va bene, ciao bello. E grazie per il follow. Ah, vuoi morire o no? Cioè, mamma mia, che cazzo c'hai? Oh, alleluia. Ok, nuovo incantesimo ha preso 3 punti di abilità per Eric, che non sta facendo una beata minchia se ne sta dietro. Nuovo incantesimo Sbirkatin. No, anche no. Ma cerchiamo di raggiungere sperando che non ci rompino un po' troppo le palle. Già un po' troppe. Una miseria, 115.
Ma che io adesso mi inchezzo. Ciao. Ah, non posso neanche fare. No, alleluia. Ovviamente ce lo siamo arrivati dalle palle. Facciamo così. Curiamoci un attimino perché. Ok. Confido del fatto che sto facendo la strada giusta, no, non è vero. E qua. Mamma mia, che palle. Vabbè, il tempo che ho risparmiato nel evitarli. Ah no, perché ho finito. Mi sto perdendo tutti qua. Ok, ci siamo arrivati dal cazzo, come dicevano i vecchi saggi. Oh, è caduto un masso dal cielo. Cos'è? Ah. Oh, siamo arrivati. Ok, andiamo a prendere sto stronzo. Ok, dai, vediamo se riusciamo magari a salvare. Qua c'è un pozzo. No, ma è chiuso. No, per dietro c'è qualcosa. Oh, vai che troviamo una cazzo di chiave. Scusate il francesismo, eh. Ok, siamo arrivati al porto, ci faranno vedere tutto il paesaggio. Buona pappa lì ha. Tanto lì ce la sta facendo pure il puffalò. Tanto tra poco ho finito. Trovo un posto dove salvare e stacchiamo, che sono un po' stacchini. Eccoci arrivati, certo portiere è proprio questo diceva il cattivo, ha detto che questo paradiso in riva al mare si trova delle perle meravigliose. Oh, che belle le perle. Parla azzurra, la sabbia bianca e favolosa, perle che la spiaggia non aspetta la mia ricordo. Poi io venire a dire. C'è la vecchia che proprio non si rincula neanche di striscio. Ma belle le casuccole.
Però mi aspettavo di trovare un po' più di bello la città. Non c'è nessuno in giro. Oh, la vecchia. Qui c'è qualcosa che non va. Bene, non è un problema nostro. Troviamo questo Petru e andiamocene su. Andiamo a trovare un posto dove salvare. Cosa ha detto? Sta cercando Petru? Forse vuole dire Petruzzu. Non sapevo che Idu teneva degli amici forestieri. No, l'accento del partenopeo, no. Vai a parlare di Kusumachi. Dovresti trovarla vicino alla chiesa. Oh, finalmente abbiamo capito che c'è una chiesa. Cioè, la trovi là di Junnu, canne sulle tramonta, su chiude in casa e non unisci più tutta l'abba. Chiedo scusa ai miei amici napoletani per la mia accento quanto schifoso del napoletano, per la sua famiglia strana lì, o forse Sicilia. Minchia, no, mi sa che è sicura. Tosta la chiesa. Ah, la chiesa è là sopra. Però carino sto posto, eh? Bisogna dire che è bello sto gioco, è veramente bello, fatto graficamente bene. Mi ha tratto un Gohan. Guardate, è arrivata la zia, sta a cominciare lo spettacolo. Siete pronti, impicciditi? Sì, mi sa che è più siciliano che napoletano. Bene, adesso vi conterò la canzone della terribile maledizione che colpì un nostro villaggio tanti anni fa. Az. La maledizione fu lanciata da una creatura infame, Kuvultubetu, come una perla. Makayukuri Gnaru come curi cacamburi. Ma perché non lo fanno in italiano punto e basta, devo mettere sti cazzi d'accento. Mi spiace. Ah no, qua c'è la storia. C'è Rappa e Cappello di Pagna che ho deciso di andare. Tanto tempo fa mi ha portato Trinacrio. Viveva un grande pescatore. E tu pescava più perle di tutti gli altri uomini del villaggio. Un capo Trinacrio. Perché usano questo nome? Non posso chiamare Portobello, Portobello, Portoyamobello. Aveva molta stima dei grandi pescatori. E gli propose di sposare sua amata figlia. Ficchia, peggio magi! Ed era un fucile. Un pescatore e la figlia del capo fissarono la data delle nozze. E tutti pescarono che un futuro il villaggio sarebbe stato roseo. Ma un brutto giorno ci fu una terribile tempesta. I pescatori e le sue perle furono travolti dalla furia del vento e dell'acqua e finirono in mare. E a fuoco. D'altronde col mare, l'acqua salata, Rappa e Cappello di Paglia, non sa nuotare.
Mentre scivolava nelle profondità dell'oceano, un pisciaturi vide le perle che aveva raccolto e brillavano come stelle. La luce diventava più debole e Itu capì che stava per morire. Per morire, era per morire italiano. Ma all'improvviso si avvicinò alla sirena. Era la creatura più bella Itu che Itu avesse mai visto. Ita lo prese che braccia e sussurrò queste parole: sì, un figlio d'Androcchia. Cazzo ci fai male? Hai mangiato il frutto del mare. Oggi non morirai, la tua anima tornerai. Mamma mia. Trascorsero molti giorni e un pescatore non era tornato a casa. Gli abitanti del villaggio credettero che Itu fosse morto e celebrarono il suo funerale sulla spiaggia. Ma proprio quando stavano per intonare un canto funebre, arrivò un pescatore esausto ma vivo. La figlia del capo era felicissima che l'uomo suo era tornato a casa e per l'accadì giorno e notte. Finché Itu non si fu ristabilito completamente. Ma un pescatore non era più l'uomo di Itu che conosceva. Itu guardava sempre un mare e diceva tra sé e sé: devo sposare quella sirena. Okay. Cosa sta facendo la tizia al vecchio? Sacrilegio. E il giorno tragico fu quando un pescatore scappò via dalla fidanzata e corse per la spiaggia gridando: devo tornare da Itta, dalla sirena. Un capo del villaggio era furioso, bruciò la barca dei pescatori, così non avrebbe più potuto uscire in mare, e poi lo scacciò dal villaggio. Sostanza era l'antagra. Ma così Rom un tempo era stato l'orgoglio di Porto Trinacrio. Trascorse il resto dei suoi giorni in spiaggia silenzio da solo, tormentato dal ricordo della sirena che gli aveva arrubato l'anima. È finito. Che bella storia. Mi commuove stasera. Basta così per oggi, picciritti. Domani vi conterò come finisce la storia. Come finisce? Sono difficili. Le sirene sono cattive. Le sirene vogliono rubare l'anima. Scappiamo. Certo che tanto non so tanto. Sì, amici, salve, vi posso aiutare in qualche modo? Forse sì, stiamo cercando il pescatore di nome Petru. Per caso sai dove si possiamo trovarlo? Oh, chissà sì che è una coincidenza. Credo che voi state cercando un mio figlio, Petruzzo. Siete amici suoi? Mi dispiace, ma Itu non c'è adesso. Tutti gli uomini hanno preso le vacche e vi sono diritti all'est. Pikumatiri contro la piava gigante che ultimamente ci ha creato tanti problemi. Se avete fretta potete andare ad aiutarli, perché io credo che non torneranno prima che Kumusto sarà stato fatto a pezzi. Siate prudenti amici, perché la piova gigante non è l'unico pericolo presente nei mari. State che affida sirena che potrebbe fare impazzire. Va bene. Vabbè, cominciamo ad andare a pregare un attimino. Ma finché Petruzzo è scappato con gli altri uomini nel villaggio, è salpato nel villaggio. A ovest ci sono diretti. Devono cercare il freno. Va bene. Se vuoi parlare con lui ci sei. Hai che andare a quella direzione. Però fa attenzione, è forestiero. In mare ci sono pericoli più grandi di quella piovra gigante. Se tu capitasse di vederti una sirena, allontanati subito.
Massino, finirai in fondo all'oceano, in fondo all'oceano. Vabbè, sta cosa con l'accento. Vabbè, saldiamo. Quando nuvole di niente copre male, coprono anche i cuori delle persone. A così dicevano i sacerdoti che travagliarono prima di me, che lavorarono prima di me, sostanza siciliana. Tu marinaio sei, ah, e allora stai attento alle nuvole nere, sia quelle che stanno in cielo, sia quelle che stanno niente a te, che vuol dire dentro a te. E ora dimmi, come ti posso aiutare? Parlami in italiano per cortesia, perché veramente non ne posso più, faccio mal di testa. Tutte le pecorelle smarrite sono benvenute in questo luogo sacro. Come posso esserti utile? Salviamo. E niente ragazzi, io direi che dopo questa bella impatriata, ragazzi, direi che ci possiamo anche salutare. Sono un po' stanchino. Quindi nulla ragazzi, c'è una nostra bella oretta e mezza di là che ce la siamo fatte come al solito. Quindi direi che siamo giunti ai saluti. Un saluto a tutti e per le brutte al vostro Christian De Ares. Ci vediamo al prossimo video, prossima live. Bella. Ciao Mirko.